Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Gabriele, che mi chiede di parlare del disco del 2020, colonna sonora del film omonimo Ultras, colonna sonora firmata da Liberato. Questo Ultra, tutto sommato, di Liberato, in un certo senso, secondo me, è un disco interessante più per le parti strumentali che per le due o tre parti cantate che ci sono nel disco e che sono un po' più tamarre, secondo me, è un po' più fatte apposta per vendere questo disco, che comunque è una colonna sonora veramente controcazzi in alcuni pezzi, ad esempio l'iniziale Grazia, con quei sì che lentamente cominciano ad aggiungersi uno sopra l'altro fino poi a sfociare quasi in un noise finale veramente di ottimo livello. We Come From Napoli, fatta con 3D di Massive Attack, è quasi un inno da stadium. Penso comunque tecnicamente a livello di composizione abbastanza semplice, ma che ha però un arrangiamento che non passa inosservato, anche se in alcuni punti, siccome proprio l'effetto sonoro della voce, ci sono alcune cose che le mal sopporto di natura, e quindi per me era molto più interessante il primo pezzo, anche se semplicissimo, proprio perché riusciva comunque a spezzare veramente, a creare un ambiente notevole. Niente da dire, non che questa We Came From Napoli sia brutta con il suo genere, è proprio un genere che butto giù un po' così, con questa batteria house, questo inglese napoletanizzato, con questo, diciamo, modo di fare che personalmente, ripeto, non mi attira, però la produzione è veramente ottima. Bella anche Rione Terra, con quei synth che partono veramente in modo ottimo, ambientali al punto giusto, poi arriva un piano che fa una melodia davvero notevole, per arrivare sempre di più a una chiusura vaporwave, quasi quasi da synth anni 80, che merita veramente interessante. Viene a ha delle ottime policromie sicuramente, anzi ottime veramente, una serie di synth notevoli, dei bassi di grande spessore, però boh, non è uno dei pezzi che amo di più sinceramente, anche questo nonostante ci siano dei momenti molto interessanti. Occorre un tale padrone, mi piace forse di più il testo della base sotto, che comunque è abbastanza di riporto, se non è risentita, ma comunque sempre curatissima. Lontano è un altro bel pezzo praticamente strumentale, con una batteria quasi industriale veramente bella, e con dei synth al punto giusto, una composizione semplice, ma anche questa è ispirata, veramente ispirata. Io purtroppo il film Ultra, non avendoci Netflix e sapendo che è lì, non l'ho visto. Secondo me, per quello che ho sentito di Liberato del disco, della roba precedente, è un passo enorme questo, insomma, per me, avanti, proprio perché riesce a essere a tratti, questo pezzo qui che può ricordare un'unione fra Daft Punk, un po' di industriale, anche un po' di Brian Eno, quindi insomma qui si vola abbastanza alto anche a livello di intenti. Graziella è puro house, fine 80, primi 90, metà 90, cioè Daft Punk vengono citati quasi in ogni passaggio, questi synth che vanno su e giù, si fermano, stop and go, un pezzo gradevole che si ascolta volentieri. Ana sta vicino invece ha un beat veramente notevole, di synth bomba e delle batterie che sono forse le migliori di tutto il disco, probabilmente, veramente ottima, una costruzione niente niente male per un buon pezzo. Più forte ha una base tra le migliori del disco, più forte ha una costruzione e una produzione veramente notevole, con quelle batterie techno house che funzionano alla grande, quindi un altro pezzo che si smuove, insomma, e mescola un po' di roba, e lo fa attraverso un'elettronica però per niente banale, incredibilmente, perché mi aspettavo veramente peggio. Poi ho adorato Grazio Cats, 1 minuto e 40 di chiusura, con dei grandissimi synth, veramente un pezzo che rende tantissimo, quindi un disco alla fin fine che è un po' a metà, è un disco piacevole, gradevole, per alcune cose per me un po' troppo laccato, per altre cose invece veramente eccellente sotto il punto di vista proprio della semplicità della composizione, ma della difficoltà dell'arrangiamento, pure nel utilizzare non poi 6.000 campioni. I campioni sono ottimi, le voci sono ben messe, anche il nostro quando canta napoletano sono, mi pare, tre canzoni e basta, e le collaborazioni con 3D e via dicendo comunque funzionano, quindi per il sottoscritto è un disco che sinceramente non avrei mai comprato, perché a me Liberato non piace. Probabilmente il suo talento nelle rime, il suo talento nella costruzione, nella composizione canzone, forse nessuno lo mette in dubbio. Ripeto, per me non è proprio il genere che amo, quello di Liberato da solo. Invece questo disco mi ha stupito perché almeno 8, 7, 8 pezzi sono veramente notevoli, sono quasi strumentali tutti. Se amate la trap, qui di trap c'è pochissimo, c'è qualche spunto qua e là. Anche l'hip hop viene quasi messo da parte per costruire appunto un tipo di musica elettronica, a volte da dance floor, a volte per niente, che convince a volte e a volte no. Quindi a voi ascoltarlo, per me un ascolto se lo merita alla grande. Poi se amate il genere, probabilmente elettronico e tutto il resto, ci troverete delle cose molto interessanti. Se siete di rockettari puri, di velli duri puri, non ci potete nemmeno avvicinare, ed è un peccato perché comunque, ripeto, ci sono alcune parti, specialmente Grazia Cazzo, la chiusura, l'apertura e altri due o tre pezzi all'interno, che secondo me mettono in mostra un talento che potrebbe essere più
più sviluppato, ecco, quasi verso la risoluzione non della canzone, ma più della forma ancora strutturata, appunto, degli ambient o di altro. Il link è qua sotto, poi come al solito l'ultima parola è la vostra.